studenti, tanti studenti con loro cittadini di qualunque età, soprattutto anziani, perché le generazioni di mezzo, il Molise, lo hanno lasciato da un pezzo. Insieme hanno sfilato per le vie di Agnone per dire no ad un fantasma, al fantomatico POS che conoscono solo i commissari e che relegherebbe il Caracciolo ad un mero ambulatorio, altro che ospedale di area disagiata previsto nel precedente POS targato frattura, e ora la spada di Damocle di un ridimensionamento ad ospedale di comunità con pochi servizi, 250, forse 300 persone si sono poi ritrovate davanti l'ospedale che una volta garantiva assistenza ad una vasta area che parte dall'Alto Molise e termina nel Vastese. La manifestazione di protesta e riflessione organizzata dagli studenti e dal Circolo San Pio ha visto la partecipazione dei sindaci di Agnone, Capracotta e Belmonte. Marco Vecchio punta il dito contro il commissario Angelo Giustini, che conosce Agnone forse solo sulla carta geografica. Una bozza di piano redatta da chi su questo territorio non c'è mai venuto. Noi abbiamo visto e leggiamo, ipotizziamo tagli ulteriori da parte di chi questo territorio non lo conosce nemmeno geograficamente, non sa, immaginiamo, speriamo quantomeno abbiano avuto modo di leggerlo su una cartina geografica, ma nutriamo forti dubbi. Una partita decisiva perché, ha spiegato Marco Vecchio, tagliando l'ospedale, tagliando i servizi essenziali nelle aree interne, si taglia il futuro, partita che si gioca a Roma. Una battaglia che deve interessare per forza di cose Roma e dovrà essere fatta coinvolgendo tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione. La bellezza, diciamo, la fortuna di queste battaglie è che abbraccia aree politiche completamente diverse tra loro, e questa favorisce anche contatti con i tanti referenti che ognuno di noi nel proprio piccolo ha e che può mettere attenzionare su questa problematica. Decisivi possono essere i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che hanno fortemente voluto i commissari. Andrea Greco, visti i risultati, è pronto a scaricarli. Il viceministro, siamo andati a dire una cosa sola dal viceministro Sileri, che tra l'altro conosce molto bene Agnone perché ha operato qui in passato. Siamo andati a dire che i commissari governativi, i commissari che noi abbiamo fortemente rivendicato come ruolo divisivo tra politica e sanità, non possono assolutamente permettersi di proseguire esattamente come ha fatto la politica qui in Molise, ovvero di tagliare solo al pubblico e lasciare il privato convenzionato invece con una montagna di quattrini a disposizione. Questo non è più possibile, non lo possiamo tollerare, e se è questo che verrà fatto, per me possono andare realmente a casa domani mattina. Non sapendo però che il piano Giustini prevederebbe anche tagli ai privati, con l'inevitabile aumento dei viaggi della speranza e della mobilità passiva.